Il doppiaggio in italiano è certamente uno dei punti di forza di UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi. Il motivo? Perché è il più fedele possibile a quello degli storici cartoni animati. Il merito va al direttore del doppiaggio che ai nostri microfoni ha parlato del suo lavoro su Goldrake. Volete saperne di più? Seguiteci, ma prima iscrivetevi al canale, ci aiuta a proporvi tanti contenuti di qualità. Abbiamo condotto l'intervista a Giorgio Bassanelli Bisbali, il direttore del doppiaggio, assieme a un vero esperto di Goldrake. Parliamo del giornalista Massimo Nicora, che con la sua produzione letteraria dedicata al robot ha contribuito a mantenerne viva la leggenda nel nostro paese. A proposito del rapporto tra Giorgio e Goldrake, parliamo di un vero appassionato e collezionista, tra Super 8, giocattoli comprati in Giappone e statue. Quando è stato contattato per il gioco, stava lavorando a un film e inizialmente credeva fosse uno scherzo dell'ufficio. Quando poi gli è stato esposto il progetto, ha deciso di salire a bordo, pur essendo tra quelli che solitamente preferiscono non toccare i miti. Sul nome del prodotto UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi è intervenuto Massimo, che è rimasto un po' perplesso per il titolo che è stato scelto. C'è effettivamente un personaggio che viene dalla Stella del Lupo, ma è poco conosciuto dai non addetti ai lavori. In merito all'approccio alla sua prima direzione del doppiaggio di un videogioco, Giorgio ha avuto subito le idee chiare e per parlarne si è dapprima soffermato sul suo background professionale. Lui ha iniziato negli anni 90 con i cartoni giapponesi, ma poi si è occupato di film per 15 anni, quasi tutti per il cinema. Il suo approccio coi cartoni, di conseguenza, è cambiato e li tratta come fossero film. Vuole che in italiano sembrino veri, reali. In altre parole, ha trattato questo gioco di Goldrake esattamente come fosse un film. Infatti alcuni degli attori che ha scelto non avevano mai fatto un videogioco in precedenza. Ecco una clip del gioco in italiano per farvi apprezzare il doppiaggio. Ecco la riga! Che ti avevo detto? Mandiamo questi assassini all'inferno! Lancio antigravità! Lancio antigravità! Alabarda spaziale! Lancio antigravità! Vi abbiamo dato una bella lezione, visto? Arriviamo quindi ai personaggi. Giorgio si è detto dispiaciuto per non aver potuto coinvolgere Romano Malaspina a causa limiti di età per prestare la voce ad Actarus. Alabarda spaziale! Ha quindi cercato di coinvolgere qualcuno con le capacità attoriali giuste e l'aplomb vicino a quello di Romano. Quella di Malaspina, del resto, era una recitazione d'altri tempi, il gioco, per ovvi motivi, si rivolge certamente a un pubblico adulto. I papà di oggi però potrebbero invogliare i loro figli a divertirsi con Il Banchetto dei Lupi per far conoscere loro Goldrake. È con questa idea di unire più generazioni che Giorgio ha coinvolto Gianfranco Miranda, doppiatore di grande sensibilità e voce di Ryan Gosling in tantissimi film. Dopo averlo invitato a casa sua, Giorgio ha fatto ascoltare Actarus a Miranda. Come test finale, gli ha fatto sentire Alabarda spaziale e ha chiesto a Gianfranco di pronunciare la frase. Il risultato, a quanto pare, gli ha messo i brividi. Infatti si è detto davvero felice per il coinvolgimento di Miranda, che peraltro sembra essere un appassionato di Goldrake. Alabarda spaziale! Durante i turni di doppiaggio, Giorgio ha portato con sé le puntate di Goldrake e le ha utilizzate come riferimento per gli attori. A questo proposito, ha contattato Rodolfo Traversa, che tra i tanti ha prestato la voce anche a Skeletor dei Masters. Gli ha assegnato i Dargos, mentre su Gandalf ha messo Massimo Lodolo, che è stato anche il Dottor Octopus in Spider-Man. Grazie all'intervento di Massimo Nicora, sappiamo che sarà Oliviero Di Nelli a doppiare Rigel. Per Giorgio Di Nelli è un attore moderno che si sa incollare su qualsiasi cosa e che alla bisogna sfoggia una recitazione di stampo un po' teatrale quando serve. Per dare un contesto agli attori e permettere loro di massimizzare l'efficacia della performance, Giorgio ha usato il medesimo approccio che adotta per i film alla direzione del doppiaggio. Conoscendo molto bene le dinamiche degli archi narrativi di Goldrake, spiegava loro le scene e gli avvenimenti raccontati. Le sonorità del videogioco di Goldrake richiamano il doppiaggio di una volta. Il modo stesso di doppiare è cambiato molto nel corso dei decenni, così come la fedeltà al materiale originale, adesso molto più ricercata rispetto a quanto accadeva nei cartoni degli anni Ottanta. In risposta a questi pensieri, Giorgio ha fatto delle riflessioni molto interessanti, partendo dalle pellicole degli anni 40, 50 e 60. Al tempo tutti i film erano un po' come un palco del teatro. Gli attori avevano una dizione pulitissima, recitavano spesso in modo pomposo, in generale anche Totò era molto teatrale. Nei primi anni 70 però è cambiata la recitazione, perché sono cambiate le esigenze dei film. In questo periodo è stato sdoganato il linguaggio volgare dei polizieschi.
Giorgio ha fatto gli esempi di Roma a mano armata, Milano odia, la polizia non può sparare, film in cui c'era esigenza di realismo. Lo stesso Ferruccio Amendola, il grande doppiatore di Dustin Hoffman, De Niro e Stallone, si occupava di piccole cose ai tempi del doppiaggio d'epoca. Poi, quando ha prestato la voce a Hoffman in Un uomo da marciapiede, ha addirittura potuto parlare in dialetto. Da lì sono cambiati i film, e con essi la recitazione e l'esigenza di rispecchiare un pochino di più la realtà. Oggi la situazione è complessa per Bassanelli Bisbal. Esistono delle situazioni dove il doppiaggio è televisivo o, per suo gusto personale, finto. Poi esistono doppiaggi come quello di Pulp Fiction, che per Giorgio è tra i migliori degli anni 90. Secondo lui, uno spettatore non deve accorgersi che gli addetti ai lavori stiano recitando. Devono credere a ciò che l'attore dice o prova. Per lui recitare è lavorare per sottrazione, asciugare. Ha anche fatto esempi di tante frasi un po' caricaturali che sentiamo di continuo nei film, ma che in Italia, da nord a sud, nessuno utilizza per davvero. Con ciò, nel parlare con Nicora, Bassanelli Bisbal ha detto che sa bene di non poter calcare la via del realismo con Goldrick. È il linguaggio stesso del cartone animato a esigere interpretazioni un po' sopra le righe. Allora, dottore, com'è come inizio? Quel ragazzo sta facendo tutto in modo eccellente, vero Actarus? Sì, ma la domanda è, come farà a sfuggirgli? Actarus, guarda che ti sento, eh? Massimo Nicora ha chiesto a Giorgio informazioni circa la colonna sonora del gioco. Abbiamo appreso che si tratta dei brani originali riarrangiati dal compositore delle musiche di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Giorgio, che si è appena occupato della serie di Twisted Metal, spera di aver reso giustizia ai personaggi di Goldrick e al loro carattere grazie alle voci che ha scelto. Sempre in materia di fedeltà all'originale, Massimo ha parlato della classica sequenza che torna in ogni puntata, con Actarus che corre, entra nel suo cunicolo, prende la sua navicella e sale sul Goldrick. Ha quindi chiesto a Giorgio se la ritroveremo nel videogioco. Il direttore del doppiaggio italiano non ha certezze a riguardo, ma secondo lui ci sarà. A questo punto vi lasciamo la parola. Che cosa ne pensate di questo approccio al doppiaggio di Goldrick? Secondo voi può essere la chiave del successo del gioco? Ditecelo nei commenti. Poniamo fine a tutto questo. Uomo spaziale!